E di 18 morti e decine di feriti il bilancio dell'esplosione avvenuta stamane nella stazione di Volgograd, nel sud della Russia, a seguito di un attacco terroristico avvenuto per opera di una donna kamikaze. L'attentato è avvenuto alle ore 12.45, 9.45 in Italia, quando la stazione ferroviaria era sovraccarica di viaggiatori in movimento per le vacanze natalizie. Oltre alle momentanee 18 vittime, le emittenti parlano di circa 50 feriti, fra cui ci sarebbero un carabiniere, 3 agenti di pubblica sicurezza ed un bambino. La donna kamikaze, di cui non si conosce ancora l'identità, è fra le vittime e si è fatta esplodere nella zona dei metal detector della principale stazione della città. I controlli di sicurezza hanno infatti impedito all'attentatrice di raggiungere la sala d'attesa, contenendo così il numero delle vittime. Le forze dell'ordine hanno completamente isolato la stazione ferroviaria, temendo la presenza di altre bombe. Si sospetta infatti che i terroristi abbiano pianificato anche attacchi a bordo degli stessi treni.